i videi o gli impiegati di tagli si muore se non c'è una politica di sostegno all'occupazione, di sostegno alla crescita. E in particolare una politica di sostegno alla crescita nel Mezzogiorno, nelle isole, nella parte più debole, più svantaggiata del paese. Il governo dice: ma abbiamo tolto l'IVA. È una misura finta. Io ho visto il decreto. Perché? Perché l'IRAP è una tassa regionale, cioè che va a finanziare i sistemi sanitari regionali. E siccome non c'è copertura finanziaria, cioè siccome le regioni non è che ricevono i soldi che non avranno più dall'IRAP, li ricevono dal governo, perché nel decreto non c'è copertura finanziaria, il governo ha fatto una bellissima figura. Il governo ha detto alle regioni: togliete l'IRAP. E in questo modo però, se non c'è copertura finanziaria, togliere l'IRA per i nuovi investimenti nel sud delle isole significherà avere meno soldi per l'assistenza sanitaria. Perché questa idea che si tolgono i soldi alle regioni e agli enti locali e si fa del male ai politici, non è così. Se si tolgono i soldi alle regioni e agli enti locali, si fa del male ai cittadini. Perché il risultato finale, diciamo, è che i cittadini avranno meno servizi. O per avere lo stesso livello di servizi dovranno pagare più addizionali e più ticket. Alla fine si scarica sulle famiglie il costo di questa manovra, non sulla cassa, come raccontano lor signori, ma sulle famiglie. Allora, io credo che noi dobbiamo chiedere misure vere per lo sviluppo. Vedete, noi, insomma, il centro-sinistra che ha governato questo paese, noi abbiamo avuto in questa seconda repubblica, diciamo, due diversi decenni. Di fronte alla crisi degli anni 90 prevalse il centro-sinistra. E con i governi di Amato, di Ciampi e poi Dini e poi i governi Prodi, eccetera, fino al sottoscritto, di nuovo Giuliano Amato, noi abbiamo governato per quasi un decennio. Salvo la breve parentesi del governo Berlusconi, che durò poco, affrontando una crisi drammatica. Quale fu quella? Drammatica. Ricordate il governo Amato? Affrontò una vera e propria crisi drammatica. Però non solo mettemmo a posto i conti pubblici e portammo l'Italia nell'euro, con l'opposizione furiosa della destra, altro che senso di responsabilità. Quando noi varammo la finanziaria dell'euro, Berlusconi e i suoi abbandonarono il Parlamento con un atto di rottura che non aveva precedenti se non per l'assassinio Matteotti. Altro che senso di responsabilità al quale oggi ci chiamano. E se non lo avessimo fatto, vi lascio immaginare in questa crisi cosa sarebbe stato dei risparmi degli italiani. Noi governammo, rimettemmo il paese in sesto e rilanciamo lo sviluppo. Nel 99, 2000, 2001, la crescita del Mezzogiorno d'Italia, in termini di crescita del PIL e di crescita dell'occupazione, fu sensibilmente superiore alla media nazionale, grazie ad una politica di sostegno che fu fatta con il credito d'imposta. Ecco, anziché far finta di togliere l'IRA, perché non reintroduciamo il credito d'imposta per l'occupazione? Che fu una misura di successo del centro-sinistra. Quando noi dicemmo all'imprenditore: tu assumi un giovane con un contratto vero, tempo indeterminato, sono niente incertivo, e noi ti consentiamo di detrarti una parte degli oneri dalle tasse, da solo, non devi chiedere il permesso a qualche onorevole. Era un'operazione automatica che ognuno si applicava da solo, senza l'intermediazione della politica. Vogliamo fare qualcosa? Reintroduciamo una misura di questo tipo a sostegno dell'occupazione e di uno